Nonostante la politica di Matteucci, le forze dell'ordine denunciano un problema di sicurezza marina di Ravenna, al di fuori dei problemi recentemente venuti alla ribalta. Alcuni gestori degli stabilimenti marittimi provano a dire la loro in merito. Diciamo che la politica di Matteucci può essere servita, però guarda caso gli accoltellamenti, gli stupri, tutte quelle cose succedono sempre esclusivamente in determinati posti, bui o determinati bagni, senza puntare le dita verso nessuno, dove c'è della gente che, tanto l'amministrazione comunale, la polizia lo sa, c'è un grosso giro di droga e diciamo non ci fanno niente. Per i come etilici, la gente che beve sono calati, la gente adulta e la maggior parte sono ragazzi giovani, 18-17 anni. E lì c'è un problema che secondo me non siamo noi che glielo vendiamo, perché la legge dice che dai 16 anni in avanti si può dar da bere. Ma è una questione di famiglie, deve essere la famiglia soprattutto a stare dietro al proprio figlio e insegnargli cosa vuol dire vivere e divertirsi senza drogarsi e ubriacarsi. Però ovviamente le colpe vengono date a chi vende gli alcolici, quindi a noi. E noi sinceramente cerchiamo di chiedere documenti a tutti coloro che secondo noi non hanno 16 anni. Quando ce lo mostrano non possiamo dire di no. Anche perché da uno che diciamo ha vissuto quelle serate sa benissimo che i ragazzi l'alcol se lo portano da casa molte volte. È una cosa che noi diciamo da tanti anni, bisognerebbe che la polizia fermasse un paio di auto a caso e facesse aprire i portabagagli. Sono tutti carichi di alcol, tutti. Entrano con delle damigiane, bottiglie, secchielli, di tutto, super alcolici. Noi portiamo via tanta di quella roba che non è nostra perché se le portano da casa. E noi adesso da quest'anno facciamo la politica che chi ha tutta roba che si porta da casa non entra nel cancello durante la festa, rimane fuori, anche perché arrivano già alterati. Dopodiché, se si ubriacano dentro, la colpa è la nostra, quindi per cui rimangono fuori. E finora sta funzionando, noi di problemi non ne abbiamo, non abbiamo risse, non abbiamo gente che si, a meno che noi vediamo, gente che si droga o fumano le canne, se le fanno fuori, non qui dentro. Perché noi abbiamo la mattina dopo abbiamo tante famiglie con tanti bambini. Io sono babbo e sinceramente tengo più ai mio figlio e ai bambini che a un branco di giovani che tante volte non si sa contenere. Matteucci è stato accusato di aver fatto una sorta di pubblicità negativa su Marina di Ravenna che si è tradotta in una diminuzione della clientela e quindi da parte vostra anche di una diminuzione da parte di assunzioni. Quanti lavoratori stagionali in meno avete quest'anno rispetto agli altri anni? Beh, ce ne sono sicuramente di meno. Numero complessivo non lo so, però la politica che è stata fatta su Marina di Ravenna si poteva sicuramente gestire in un'altra maniera, avendo una tavola rotonda con tutti gli operatori, spiegando le varie problematiche, cosa che non è mai stata fatta, però sotto un certo punto di vista è capibile, sotto un altro punto di vista bisognava agire sicuramente in un'altra maniera. Polemiche intorno a Marina di Ravenna. C'è chi accusa il sindaco di aver svuotato la città dalla clientela e dai visitatori abituali. Chi erano i visitatori abituali? Quei ragazzini che vengono a sbronzarsi qui? Sono questi i frequentatori abituali? Beh, se sono quelli, non solo è stato fatto qualcosa per disincentivarli, ma è stato fatto troppo poco, perché se fosse per me si farebbe molto di più. Io ho alcune proposte e le tiro fuori subito e secondo me bisogna spingere su queste. Invito chiunque a discutere su queste, a discutere d'estate, non d'inverno, perché il comune stanzia i soldi in ottobre. Per l'anno dopo, non si discute a gennaio, a febbraio, a novembre, si discute adesso sul pezzo mentre si vedono le cose. Allora, da una parte le istituzioni, che io non so come il sindaco gestisca Marina di Ravenna, io so però che su Marina di Ravenna, Ravenna, io so però che su Marina di Ravenna tutto quello che è stato fatto, io sono completamente d'accordo e per me è stato fatto poco da parte delle istituzioni. Io chiedo questo alle istituzioni e chiedo tempi certi. Ho saputo oggi che non ci sono i soldi per la riqualificazione degli stradelli. È vero, è colpa del governo, però se ci sono delle priorità, il comune deve trovarli. La luce negli stradelli è un punto qualificante e da fare comunque. Da fare comunque. Poi ci sarà la salvaguardia della pineta, io sono per i percorsi in pineta, per renderla usabile, non per cagare, pisciare o vomitare, ma per poterci andare, è un patrimonio.
Io sono per una pavimentazione degli stradelli con pietre di fiume, non con asfalto. Sono per una pedonalizzazione degli stradelli. Non si possono fare queste cose. La luce bisogna metterla subito. È una priorità che il comune deve assumersi. Non ci sono cazzi, è così. Poi, il comune deve assolutamente andare avanti con il raddoppio del parcheggio scambiatore. Dopodiché una cooperativa di bagnini, un imprenditore, una cooperativa di imprenditori, un consorzio deve poter affittare 4.000 biciclette elettriche, 4.000 biciclette normali e 4.000 motorini, perché è con quello che si deve venire qui. Perché io chiedo in 2 anni il senso unico a questa strada, in 4 anni chiedo la pedonalizzazione di Viale delle Nazioni. Questo dalla parte delle istituzioni, dalla parte dei colleghi. Io sono 3 anni che dico che secondo me Marina ha avuto un grandissimo successo, che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi prima Duna, primo Zanzibar. Io quando ho fatto il Ruvido sono stati tutti posti insieme a Mercatali, a Gasperoni, che hanno fatto nascere il fenomeno di Marina di Ravenna. Ma dopo bisogna guidarlo, è dal 2006 che questa cittadina non va più, non c'è più un'idea nuova. Bene, le mie idee sono queste. Faccio un esempio, siamo 40 bagni qui, ognuno di noi ha 2 serate, volendo, da discoteca. Una tra il lunedì e il giovedì, una tra il venerdì e il sabato. Ergo, abbiamo potenziali 80 serate a discoteca alla settimana. Ergo, 11 serate a discoteca ogni giorno della settimana. Ma vi sembra una cosa normale? Noi abbiamo ombreggiamento, noi siamo dei bagni, noi non dobbiamo fare delle discoteche notturne. Dopodiché non voglio rompere il cazzo a nessuno, capisco che i soldi arrivano da lì, però se i colleghi non capiscono che c'è un abbruttimento, che c'è un aumento delle delinquenze, perché è normale, perché i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri, dall'Africa si arriva in 2 giorni invece che 2 anni e arriveranno sempre di più, ci saranno dei problemi, vanno gestiti. Bene, le mie proposte sono: dal lunedì al giovedì teniamoci una serata, chi la vuol fare, io non la faccio, venerdì e sabato e domenica obbligatorio per tutti come 10-12 anni fa, dalle 6 alle 9 massimo happy hour. Perché? Per 3 ragioni fondamentali: perché siamo in spiaggia, perché è bello ballare col costume, con l'aperitivo, perché dalle 6 alle 9 non ci si sbronza come dalle 9 a mezzanotte, perché dalle 6 alle 9 puoi andare a farti il bagno e non trovi qualcuno che ti rapina, perché non c'è il buio, togliamoglielo. Vuoi andarti a divertire, vuoi ballare, vai al BB King, vai al Matilda, vai nelle discoteche. Tutti devono lavorare, noi non siamo discotecari, noi non possiamo avere 20 di servizio d'ordine, ma neanche uno ne voglio di servizio d'ordine io. Io sono un bagno, voglio fare il mio happy hour come me lo faccio tranquillamente con la mia gente, poca, ma ci divertiamo, dalle 6 alle 8 la domenica. Basta, basta, basta così. Non si possono avere 2 discoteche in un bagno perché ce le ha il cocoricò. Chi vuol fare la discoteca deve mettere su un impianto che lì sotto si sente da Dio e a 20 metri non si sente niente, perché io che voglio fare libri, voglio fare cinema, voglio fare attori, voglio fare di queste cose, non è che posso vedere quali giorni mi lasciano liberi, perché così non lavoro. Ma non è un problema solo mio, il problema è questo: o qui c'è della gente che fa gli imprenditori e hanno delle idee, propongono cose nuove, oppure se dopo 8 anni l'idea è sempre il secchiello, siamo nella merda, questo è. Quindi, in 2 parole, l'immagine che ha portato Marina al successo ormai è svuotata, è ora di cambiarla. Era la fine degli anni 90, siamo nel 2010, è cambiato un secolo addirittura, ragazzi. Cioè, io sono un uomo dell'altro secolo, cioè, è così. Adesso ci sono cose diverse, adesso c'è un tessuto sociale diverso. Dobbiamo tenerne conto. Per Ravenna Web TV, Federico Lega.